Ormai nel calciomercato moderno è diventato una consuetudine quello di andare a parametro zero per i calciatori. I calciatori decidono di andare volutamente a parametro zero e quindi in scadenza di contratto per poter scegliere liberamente quale sarà il loro futuro. Anche perché così facendo non devono aspettare l'intesa tra i club acquirente e cedente, ma devono semplicemente andare a trattare con la squadra che li vuole acquistare, andando a stabilire semplicemente quale sarà l'ingaggio e soprattutto quelli che sono i compensi per i procuratori. A questo punto di vista la Juventus si sta muovendo. Ha visto negli anni che l'Inter con questo tipo di processo, cioè attraverso i parametri zero, ha fatto una squadra di primissimo livello con i Calhanoglu, Mkhitaryan e compagnia cantante, per non dimenticare gente come De Vrij o in attacco Thuram. Però la Juventus ha bisogno di sostituire Paul Pogba e avrebbe trovato un giocatore che a parametro zero potrebbe sostituirlo in pieno. Anche se ci sono alcune voci che lo portano altrove, altre che invece lo portano a Torino. Ma scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo che anche questi giorni di festa vi ci trovate qui per analizzare le notizie sulla Juventus, ma anche sulle altre squadre. Quindi iscrivetevi in maniera del tutto gratuita e soprattutto lasciate like a questi contenuti perché ci aiutano nello sviluppo di nuovi contenuti. Andiamo alla notizia, perché secondo varie fonti di mercato ci sarebbero stati negli ultimi giorni dei contatti molto ravvicinati, sfruttando anche quello con rapporto pregresso tra l'entourage, tra Giuntoli e l'entourage di Zielinski. E sì, perché Zielinski ormai è stato praticamente quasi, mi viene da dire, defenestrato da De Laurentiis, che sta facendo, secondo me, di tutto per sgretolare quello che era un giocattolo perfetto, sia quello del Napoli. Prima con la situazione Osimhen, poi con la situazione Spalletti, poi con l'addio di Giuntoli, manda via Spalletti e prende Garcia, lo manda via dopo poco tempo e quando lo manda via dice lo dovevo fare, dovevo mandarlo via il giorno della presentazione perché ha detto di non aver mai visto il Napoli. Quelle su Zielinski però sono altre parole che alimentano tutto questo. Perché qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis su Zielinski ha detto forse al caldo e al sole di Napoli preferisce il freddo e il gelo del nord. Molti hanno pensato alla nebbia del nord, molti hanno pensato a Milano. È vero però che nel nord c'è anche il Torino e Giuntoli con l'entourage di Zielinski ha un ottimo rapporto perché Giuntoli e Zielinski sono praticamente arrivati contemporaneamente a Napoli e quindi di fatto hanno costruito negli anni un rapporto di fiducia che li ha portati poi a dare la fascia capitano proprio a questo ragazzo nell'anno dello scudetto in alcune partite, che di fatto il capitanissimo era Di Lorenzo. E Giuntoli potrebbe sfruttare questo fattore per intensificare. Intanto c'è il primo aspetto da considerare, quello che Zielinski arriva a parametro zero. E arriverebbe a guadagnare qualcosa come 4 milioni alla Juventus. Lui però sarebbe il diretto sostituto di Pogba. Voi mi direte, ma come manca Fagioli, Pogba e compagnia cantante? Perché la Juventus sta cercando un centrocampista in prestito? Perché attualmente tu devi sostituire Fagioli per 6 mesi però. Fagioli rientra a fine anno. Pogba invece sarà 99,9% un ex giocatore della Juventus. Quindi questo cosa vuol dire? Che il prestito serve per coprire Fagioli per 6 mesi, ma poi Fagioli torna. E allora la Juventus cosa sta facendo? Sta cercando un giocatore in prestito per mettere una pedina per 6 mesi lì al posto di Fagioli. Considerando che poi a giugno tornerà Fagioli e soprattutto la Juventus perde definitivamente Pogba, ma avrebbe a zero proprio Zielinski. Risparmierebbe i soldi di Pogba e prenderesti a zero Piotr Zielinski. Che attenzione, abbiamo detto i parametri zero, abbiamo detto che l'Inter è fortissima nei parametri zero ed infatti Marotta è da tempo che sta trattando con Zielinski. L'arma però che sfrutterebbe il buon Giuntoli rispetto a Marotta per poter fiondare il colpo e bloccare il colpo Zielinski, intanto sono gli ottimi rapporti, ma l'abbiamo detto, ma la seconda è il discorso della titolarità. E sì, perché l'Inter in questo momento a centrocampo sono tre. C'è Calhanoglu, c'è Mkhitaryan, e appunto c'è Barella. Questi tre giocatori sono dei perni per l'Inter. E l'Inter si può permettere il lusso in estate di prendere 25 milioni, darli al Sassuolo per Frattesi e lasciarlo in panchina. Questo cosa vuol dire? Che o l'Inter fa una super cessione di uno dei tre, Mkhitaryan, Calhanoglu, ma soprattutto Barella. Oppure mi sembra complicato pensare che l'Inter possa prendere anche Zielinski. Perché c'è un Frattesi che fa panchina. Giuntoli sta puntando su quello.
Cioè, giunto di punto al fatto che alla Juventus manca un grande centrocampista con l'addio di Pogba. E quindi l'idea è quella di mettere Zielinski nel centrocampo della Juventus al posto di Pogba, perché poi arriverebbero al... Pogba è arrivato alla Juventus che aveva 30 anni, Zielinski attualmente ne ha 29, il 20 maggio ne farà appunto 30, quindi arriverebbe da trentenne alla Juventus, ma arriverebbe da giocatore che può fare ancora bene per altri 2, 3 anni, 4 anni, ma da leader, da titolare, da sicuro titolare di questa squadra. Cioè, mentre l'Inter propone un posto da comprimario, te la devi giocare con Barella, con Çalhanoğlu, con Mkhitaryan, con Frattesi, con Sensi, con tutti quelli che c'è al centrocampo, a Juventus il posto da mezzala non te lo leva nessuno. Se dovessimo fare il trequartista, il ruolo da trequartista non te lo leva nessuno. C'è Giuntoli, sta lavorando su questo. Sta lavorando da un punto di vista tecnico, cioè alla Juventus manca un giocatore al posto di Pogba, ci serve un giocatore qualitativamente parlando importante come Pogba, e se tu vieni alla Juve giochi sicuro. Se vai all'Inter potresti fare la fine di Frattesi, che fino a qualche mese fa sembrava il miglior centrocampista del campionato italiano, oggi fa la riserva a Barella e Mkhitaryan, ed è un aspetto che un giocatore prende in considerazione, anche perché 9 su 10 a livello di probabilità la Juventus tornerà in Champions League. Un conto è giocare la Champions League con l'Inter, ma da alternativa di lusso, ma pur sempre alternativa. Un conto è giocarlo nella Juventus che torna in Champions League, ma da titolare. Finalmente Zielinski avrebbe la possibilità di giocare una Champions League da titolare con una squadra di un certo livello che può ambire a qualcosa di importante. Non che il Napoli non lo sia, però il Napoli, a parte l'anno scorso, non abbiamo mai visto un Napoli capace di vincere la Champions League. La Juventus in prospettiva può essere una squadra che gli può consentire qualcosa del genere. Di sicuro è che Zielinski 90 su 100 non rinnova, e già questo è un aspetto importante. Ora è un testa a testa tra Juve e proprio il Napoli. Tra l'altro il Napoli sta cercando di cautelarsi prendendo un pallino della Juve, ossia Samardžić. Se però a gennaio il Napoli dovesse puntare realmente su Samardžić, secondo me si aprirebbe ancora di più la strada per la Juventus per Zielinski, perché sarebbe un ulteriore incentivo sul fatto che il Napoli ha bisogno di un centrocampista. Al di là del fatto che il Napoli, a prescindere, ha bisogno perché ha venduto da poco, ormai è praticamente ufficiale, Elmas all'Ispsia per 25 milioni di euro, ma a questo punto Zielinski ormai è quasi sicuro di andare via. E quindi la Juve ci punta. Ma la domanda è il centrocampista giusto? Perché molti dicono, ma 29 anni, prendi un trentenne, siamo sempre lì. In realtà ci sono trentenni e trentenni. Sono trentenni che hanno fatto tutta la carriera in infermeria e hanno continui problemi. Ci sono giocatori come Zielinski a 30 anni che non ne saltano una. Quindi, francamente, io non vedo tutta questa paura. Se lo prendo a zero, l'abbiamo visto l'Inter a furia di prendere parametri zeri, dove è arrivato. Il problema non è prendere i parametri zeri, è prendere quelli giusti. E l'Inter in questi anni ha preso quelli giusti. Zielinski, secondo me, è un parametro zero assolutamente giusto da prendere. E Giuntoli fa bene ad andare forte su Piotr Zielinski.